Buongiorno ragazzi, ore 18:10, episodio 56, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Allora, prima dell'episodio proprio vi do due aggiornamenti top. Number one, video is ready, quindi stasera lo pubblico. Devo solo ricontrollare, beh capirete, alla fine del video ho messo un taccone pazzesco che si vedrà, però era duopo metterlo, quindi infatti l'ho messo alla fine, l'ho messo duopo. Che stronzata. E boh, detto questo, aspetta che sto ridendo da solo. Secondo aggiornamento è il fatto che in anticipo di parecchie settimane sulla tabella di marcia ho raggiunto quota 2000 euro, quindi chi ha letto l'articolo lo sa, chi non l'ha letto lo aggiorno adesso, avevo 1020 euro circa nel conto Fineco. Il mio obiettivo era di arrivare a 2000 entro la prossima paga, o se no arrotondando in qualche modo. Fatto sta che sono entrato in Fineco ieri, che era la cosa che vi ho detto ieri sera, ve l'ho lanciata là, e sono entrato e ho visto 2000 euro, ho detto, come è possibile? Guardo, sapete cosa è successo? In sostanza, il mese scorso, scrivendo al mio commercialista, gli ho detto, beh guarda, sentiti libero di fare richiesta per il decreto rilanci, no? Io ho la partita IVA, sentiti libero di fare la richiesta, no? Il mio IBAN ce l'hai, falla pure se ritieni che sia il caso. Lui mi fa, guarda, devo ancora leggermi tutta la trafila, tutto il testo, e ti aggiorno. Quando una persona ti dice così, cosa fai? Tu pensi che prenda tempo e poi ce ne dimentichi o abbia altro da fare? Al fine sono la persona peggiore che può avere una partita IVA non avendo fatturato io nulla attualmente, no? Quindi ho detto, vabbè, legge, ma sì, non mi farà mai la richiesta, anche perché non ne avrò mai diritto. Fatto sta che l'ha fatta senza dirmi niente e mi sono arrivati 1000 euro in conto, quindi super top ragazzi. Adesso siamo a quota 2000 euro. In realtà non sono 1000 puliti, perché 80 euro costa la richiesta, quindi un 8%. Lo Stato dice tanto, ragazzi, 1000 euro a tutti, comunque io non posso ammettermi un cazzo, però quello che magari faccio un articolo più dettagliato, perché mi ha spiegato molte cose interessanti il commercialista. Comunque questi 1000 euro hanno un costo di 80 euro di richiesta, quindi a me sono costati un 8% di commissioni, possiamo dire, quindi 2000 euro fin là, 1000 euro fin là. Adesso ragazzi iniziamo l'episodio. Anzi, prima di iniziare potremmo fare un richiamo, che è quello che mi è venuto in mente ieri, alla legge dell'attrazione. Perché? Perché cosa succede? Che Giacomo dice, ok ragazzi, 1000 euro, mi servono 1000 euro per fare la prima tranche di investimenti, li trovo qua, li trovo là. Fatto sta che mi arrivano in conto, pluf, così dentro, diretti, senza nessun problema. Che uno può dire, vabbè, è una stronzata, è nell'essere umano trovare un senso a tutto, sì, però fatto sta che è successo, quindi chissà come sarebbe andato se non avessi dichiarato. Anzi, in realtà potremmo farla molto meno filosofica. Pensate se mi fossero entrati tipo 3 settimane fa, dove, quando non avevo ancora deciso cosa farne di quei soldi là, magari li avrei sputtanati in qualcosa o in progetti sconclusionati e non ne avrei dato il giusto peso, mentre adesso sono pronto per fargli fare la fine che meritano, ovvero comprare azioni. E questo è una cosa che non è giusto non dimenticarsi, insomma, il fatto di mentalmente essere sempre attivi e sempre sul pezzo e avere degli obiettivi, perché ha senso, soprattutto avere degli obiettivi monetari, perché non sa mai che ti capitino, nel caso 1000 euro 920, però magari uno arriva anche, so, a 200 euro di rimborso, bonus figli, eccetera eccetera, non sai cosa farne, li tieni là, dopo un po' spendi qua, puttanata qua, puttanata, sono finiti. No, invece se sai che ogni soldo extra che mi entra li investo, li metto in un conto deposito, li metto là, li faccio sparire, tutto si somma, e quindi dal nulla riesco a crearmi qualcosa che non avrei avuto sprecando denaro. Ma non è che al posto avrei avuto qualcosa, avrei avuto solo scoazza, immondizie che avrei dovuto buttare via, quindi proprio denaro buttato. Detto questo ragazzi, iniziamo veramente l'episodio in due parti. Allora, prima parte, cosa è successo? Come al solito mia figlia, sempre fonte di molte illuminazioni, molte riflessioni. Perché adesso al parco inizia a trovarsi con un bambino circa della sua età, quindi giocano assieme, fanno quelle cose
belle che tipo si tengono per mano, quelle cose, sai, che già un genitore padre odia, poi durante il Covid ancora peggio, insomma, cosa vuoi fare? E quindi così, e mi sono messo a pensare, cavoli, pensa quando andrà all'asilo, che sicuramente dentro per di là troverà un morosetto, ci saranno delle coppiette che si formeranno. Tuttora, quando mia madre tira fuori le foto di quando ero bambino, mi dice: ah, guarda, questa è la tua morosetta, si chiama, non mi ricordo neanche più come si chiama, però insomma, avevo una morosetta all'asilo e bon, morta lì. Fatto sta che ho detto: cavoli, chissà se mia figlia avrà un morosetto all'asilo, no? E poi mi sono messo a pensare tra me e me, ridendo: beh, ma cioè, andrei là e magari poi lei ci tiene, si affeziona, andrei là a dirle: guarda che cioè, tu non hai idea di quante possibilità ti si apriranno fra 5, 10 anni, 15 anni, cioè tu avrai il mondo ai tuoi piedi, adesso pensi che questa relazione sia fondamentale per te, pensate che discorsi mi faccio in testa, però guarda, fidati tuo papà, avrai avrai tutto quello che vorrai e avrai una platea tra cui scegliere incredibile, no? Ecco, mi sono messo a pensare a questo discorso e che ovviamente è sconclusionato, perché non è che vai a fare un discorso del genere a una bambina, perché ogni età ha le sue preoccupazioni e ha le sue scelte da fare, no? Però poi ho detto: cavoli, Giacomo, sei proprio un deficiente. Perché? Perché c'è un risvolto che posso rapportare a me stesso, perché io adesso sto dicendo: cavoli, Giacomo, come farai senza lo stipendio? È come se non so, un Warren Buffett o Bill Gates venissero là e mi dicessero: ma Giacomo, ma sei stronzo? Tu non sai quante possibilità ti si apriranno, tu non sai quante cose avrai davanti a te, e tu reputi fondamentale l'unica fonte di guadagno che è adesso, che è lo stipendio, che è una cosa che fra qualche anno non considererai più. E questo è situazione identica, solo che invece che essere quello che si atteggia, che a sapere le cose, è quello che le subisce, diciamo, invece che il maestro essere l'allievo, no? E rapportare in questo senso mi fa capire che effettivamente sì, è veramente così la vita, perché tu sei cieco finché non ti butti, finché non apri la mente, finché non provi, testi, fai, e soprattutto finché smetti di ascoltare quello che dice il 90% delle persone, perché il 90% delle persone non è ricco, molto probabilmente non è neanche soddisfatto di quello che fa, di come lo fa, e quindi direi che ascoltarlo non è un buon modo per vivere, no? E allora ascoltate l'1% che è composto da podcast tipo questo o podcast tipo quello del timido folle. E adesso andiamo a parlare del perché il timido folle mi ha fatto un po' girare le scatole, in senso buonissimo ovviamente. Allora, l'episodio del quale sto facendo riferimento ve lo lascio in descrizione, quindi se volete andare là, cliccate, ve l'ascoltate, potete farlo prima o dopo, non ha importanza. Anzi, adesso, già che vi sto parlando della descrizione, vi spammo anche i miei link affiliati, dove, allora, in descrizione trovate tutto, potete essere parte della mastermind, ancora 3 posti disponibili su 10, comunque il prossimo appuntamento è inizio maggio, dove si parla di investimenti, ma anche non solo, perché stiamo espandendo un po' i temi da affrontare, quindi non sarà solo una cosa che batte sugli investimenti. E troverete anche come diventare un utente oro, quindi fare parte della famiglia di Diventerò Milionario, con 2 euro al mese tramite Buy Me a Coffee avrete credenziali di accesso al sito, così non vedete più la pubblicità, e inoltre appunto farete parte della famiglia e avrete diritto a delle cose speciali fatte apposta per voi che arriveranno man mano, perché sì, ringrazio Francesco per il sostegno, ma aspetto ovviamente molte altre persone, e Francesco è il primo utente oro. Poi ci sono i link per andare su Amazon, i link per andare al materiale consigliato, il link per contribuire senza contribuire, che vuol dire che potete partecipare a Diventerò Milionario facendo delle cose che a voi non costa niente, come comprare su Amazon tramite i miei link affiliati e altre cose varie che, vabbè, sono sempre quelle, quindi non ve le sto a ripetere, ma torniamo all'episodio perché alla fine è quello che ci interessa. Allora, il signor timido, volevo lanciare il cellulare mentre stavo ascoltando il suo episodio, a un certo punto dichiara: sì, perché
quando ho comprato il mio primo Bitcoin, che vuol dire due cose: uno, ne ha uno; due, non ne ha solo uno. E questa cosa mi ha fatto dire: che palle, cazzo, cioè ha un Bitcoin, Madonna, ha un Bitcoin, cioè una roba assurda. E ho detto, poi ho iniziato a parlare di Ethereum, perché stavo parlando un discorso tipo sì, cifra tonda, mi prendo anche 5, 6, non mi ricordo, 10 Ethereum all'epoca. Ho detto, ma che palle, cioè veramente è assurda questa persona, perché cioè ha fatto degli acquisti incredibili, no? E poi mi sono messo a pensare, sì, però effettivamente, cioè, ci sono due cose che mi hanno fatto, alle quali ho pensato. Uno, mi sta sul cazzo. Due, perché non l'ho fatto io, ok? E queste due cose andiamo ad analizzarle adesso, perché sono molto interessanti. Number one, mi sta sul cazzo, perché? Perché ha un portafoglio di cripto che vale, non so, vale 100.000 euro al momento. Chiaramente è un discorso così stronzo che non riesco neanche a giustificarmi per averlo pensato. Perché? Perché così si vive in un mondo dove c'è una torta, il primo che arriva la mangia, il secondo che arriva la mangia, il terzo c'è le briciole, il quarto se lo prende in saccoccia. Ma non è così nella vita reale, soprattutto in quest'ambito, nell'ambito non solo di criptomonete, ma anche sì, ma in generale nell'ambito economico. Cioè tu hai tutte le possibilità del mondo e un timido qualunque non te le ruba, cioè lui ne ha, bene per lui. Io ho tutte quelle che voglio, ad esempio i 1.000 euro che mi sono entrati dal decreto rilanci sono una cosa che non la vedo, perché chiaramente mi è capitata, e quelle cose che capitano magari ci fai meno caso, no? L'erba del vicino è sempre più verde. Però ragazzi, è una mentalità, a parte essere inutile, ma è anche assolutamente distruttiva. Perché? Perché io non è che sto là a pensare, però il timido ha comprato Bitcoin, chissà che ragionamenti ha fatto, vediamo se spiega i suoi ragionamenti, vediamo se capendo quello che ha fatto riesco a ripeterlo, a portarlo. No, è avuto culo e adesso Zeppie and the Sky e bon, avanti così, piove sempre sul bagnato, governo ladro e non ci sono più le mezze stagioni. Invece, portando il tutto in un discorso costruttivo, appunto, si riesce a ottenere qualcosa di buono, oppure a dire, cavoli, la gente ce la fa, cioè il timido ce l'ha fatta, adesso sto parlando come se fossi milioni di euro, però ha fatto un ottimo investimento, ce la posso fare anch'io. Il timido è una persona intelligente, io sono una persona intelligente, non sarà sull'ambito delle cripto, però qualcosa arriverò a fare anch'io. Il mondo è pieno zeppo di occasioni tutti i giorni e ogni giorno sempre più andando avanti con gli anni. La seconda riflessione che mi ha stimolato questa cosa qua, questa frase del timido, è perché non l'ho fatto io. Perché? Perché è facile dire adesso il Bitcoin vale 50.000 euro, se ne compravo 10 quando valeva 600 dollari, grazie al cazzo. Io non l'avrei comprato a 600 dollari, ma neanche da 20 in su a 50, perché nessuno non ci avrei mai creduto. Invece il timido, se non sbaglio, ha detto che l'ha comprato a 400-500 dollari, quindi cioè ha fatto un bel investimento, quindi è stato bravo lui. Non ci può essere invidia né perché bravo lui né perché, cioè, potevo farlo anch'io, non c'è nessun problema. Anzi, tra l'altro all'epoca, non so quando l'ha fatto, 5-6 anni fa, ero libero e felice e spensierato molto più di adesso, però a livello economico ovviamente, e però non l'ho fatto, quindi fottiti Giacomo, bravo timido, grazie per averlo condiviso. E questa è la prima parte di riflessione della seconda riflessione, perché poi il timido è andato avanti, no? Perché lì non è che ti dice le cose così, ti dice notizie piccole, poi ti spara anche fuori il fatto che ha creato un NFT. E ragazzi, la parte sull'NFT non so neanche da dove prenderla, perché sinceramente pensavo di aver capito in generale cosa fossero, ma vedendo cosa ha pensato lui e cosa ha realizzato, ho capito che veramente non avevo capito un cazzo. E due, ho capito ancora una volta di più perché lui ha comprato i Bitcoin, perché lui si informa, lui ci studia le cose, le capisce, le porta avanti, veramente le va al nocciolo e poi decide. Perché quello che diceva lui sull'NFT, secondo me, cioè, sono cose che non c'entravano nulla con l'NFT. E quindi vuol dire che veramente lui ci studia, ci smena un sacco di tempo, capisce le cose, le fa, le applica, si butta, ci prova, poi magari ci perde, riprova, ci guadagna. E quindi ragazzi, questa seconda parte dell'episodio era solo per dire che
Seguite il podcast del timido, perché ogni volta che lo seguo è di sicuro interessantissimo, è pieno di spunti in un raggio d'azione veramente ampissimo. 2, che non ha nessun senso logico invidiare le altre persone, soprattutto a livello economico di scelte, perché alla fine le scelte le potevamo fare anche noi molto probabilmente, e invece non le abbiamo fatte, gli altri le fanno, bravi loro, e possiamo solo che imparare, perché invidiare non ci aiuta proprio un cazzo di niente. Detto questo, ricordatevi che siamo come delle persone all'asilo che trovano il primo morosetto, quindi dobbiamo iniziare ad avere la convinzione che non sarà molto probabilmente 99,999% il nostro moroso definitivo, e soprattutto che crescendo avremo un sacco di opportunità appena metteremo un piede fuori dall'asilo. Quindi ragazzi, il consiglio di oggi è uscire dall'asilo e ascoltare il podcast del timido. A seguire, mi metto anche per terza, pensa all'umiltà, votate questo podcast, perché non l'ho detto prima, però potete votarlo e così cresce. Siamo fermi sempre a 13 voti, direi che 14 è un ottimo modo per arrivare a inizio maggio, a maggio. E detto questo ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, ci sentiamo domani e buona serata.